Non è bella la Pasqua se non giovo sopra la frasca. Agliù, io ho fatto stamattina. Buona Pasqua a tutti, intanto. Buona Pasqua. No, non sto gazzetto. Volevo dirvi una cosa simpatica. Stamattina, la prima cosa che ho fatto, oltre a tantissimi auguri, sono andato a vedere i proverbi più importanti, più famosi, più particolari della Pasqua. E ci trovate questo qua. Non è bella la Pasqua se non giovo sopra la frasca. Qui, intanto, sta lo sole nel nord. Voi giù avete la pioggia, quindi la pioggia porta bene, voglio, non vi preoccupate. Vi auguro però che domani a Pasquetta le cose vadano meglio. Allora, voglio un'altra cosa però. Ho saputo che ieri sera a Foggia una ragazza che suona per strada, un'artista di strada, una brava ragazza che spesso, diciamo, lo faceva, è tornata a suonare a Piazza Giordano vicino al Bar d'Haiti, più o meno, e aveva un cappello dove la gente metteva i soldi. Uno sa che ha fatto, e da su neve, dallo cappiello c'erano dei soldi, dei spiccioli, uno è passato e gliel'ha rubati. Ma insomma, che santa Pasqua è questa? Allora, speriamo che a questo qua mi vede. Voglio, restituisci quei soldi. Voi mi direte, ma è una cosa assurda. Ma chi lo sa, magari gira voce. Voglio, allora, fammi sapere, quanto soldo so che pigliate da? Non credo che ti sia arricchito. 10 euro, 5 euro, 20 euro, 3 de chi? Anzi, ti do il doppio, fatti vedere, fatti sentire, ma restituisci i soldi a questa brava ragazza, artista di strada. Ora, a parte questo, volevo dirvi, intanto vi do la buona Pasqua a tutti quanti oggi, ma vi do anche la buona Pasquetta per domani. Ricordatevi che c'è la Pasquetta a Sant'Agata. A proposito, ho saputo che quasi 100 persone, due pullman, domani addirittura di persone che da Foggia, vi sfianca la villa, andranno a Sant'Agata, la corriera della domenica istituita dal sindaco, dall'amministrazione comunale di Sant'Agata di Puglia. Saluto tutti i sant'agatesi a Sant'Agata, fuori Sant'Agata, nelle campagne, sant'agatesi anche che stanno a Milano, Torino, Roma, in tutto il mondo, all'estero. Tanti auguri. E un'altra cosa vi volevo dire, che tutti quelli che oggi hanno la fortuna di stare insieme e festeggiare insieme la Santa Pasqua, auguro a loro di essere sempre felici e sereni in tutte le famiglie, perché si sa, andare in famiglia c'è sempre chi più, chi meno, problemi. Io vi auguro comunque di stare in pace sempre serenamente tutti quanti. Va bene, allora vi saluto, a presto amici, buona Pasquetta per domani e chi vi è andata ricordatevi di andare a visitare la cripta di San Nicola. Ciao!